Flash Roma 2017, siamo con Ugo Landini che ha guidato. Buongiorno. Buongiorno, che ha guidato, devo dire, con estrema bravura e capacità il primo CTO Meeting in Italia, appunto dedicato all'innovazione. CTO Meeting numero zero per l'esattezza, perché abbiamo improvvisato questa cosa nuova, secondo me interessante, perché abbiamo di fatto invertito il rapporto normale che c'è fra i fornitori e i clienti, quindi ci siamo inventati questa cosa di mettere i clienti sul palco, i fornitori seduti e vedere un po' cosa usciva fuori, quindi ci siamo preparati veramente molto poco, considerati le ultime slide le ho viste stamattina, dei CTO dei clienti, anche i titoli, però poi alla fine insomma secondo me è stato molto carino, perché nonostante la mancanza di preparazione, anche perché essendo un numero zero non c'era proprio la possibilità di prepararsi, non sapevamo a cosa ispirarci, è venuta una cosa carina, ho visto che c'è stata molta interazione con le persone, quindi secondo me è stato divertente, quindi provare per una volta a mettere i clienti che sono di solito, no, seduti a subire le cose che noi fornitori, perché io sono anche fornitore, quindi mi metto da questa parte, no, li propiniamo le nostre tecnologie, tutte le nostre storie, loro stanno lì e subiscono, invece questa volta da quest'altra parte si è un po' invertito e mi è piaciuto che c'è stata molta interazione, che di solito in questo tipo di eventi non è facile creare un canale di comunicazione fra chi parla e chi ascolta, quindi insomma è stato carino. Sala gremita, molta attenzione, tante domande e tanti discorsi che sono venuti fuori. Secondo te qual è stato proprio il filo rosso di tutto il CTO Meeting? Cos'è che veramente chiedeva la pubblica amministrazione e in generale coloro che chiedevano appunto ai fornitori, e cos'è che invece hanno chiesto i fornitori alla pubblica amministrazione? Ma questo è un po' difficile da dirsi. Un po' marzulliano. Sì, a me è piaciuto, diciamo, il discorso sulla competenza, perché mi è sembrato, essendo fornitore, insomma, questo problema delle competenze, sia da parte che dei fornitori, per carità, ma soprattutto dei clienti, c'è, e quindi qualche volta il cliente che non ha le competenze tende a chiedere un po' di tutto perché non sa esattamente quello che vuole, e questo un po' di tutto, che può sembrare innocuo, nella realtà poi è un grosso danno, perché quando tu chiedi un po' di tutto i fornitori ti rispondono tutti che faranno tutto, perché sanno già che è impossibile fare tutto, e quindi siccome è impossibile per loro è impossibile pure per gli altri, diciamo che si livellano sul tanto questa cosa non funzionerà mai così come tu me la chiedi, e io rispondo esattamente come tutti gli altri che te la faccio lo stesso. Quindi questo problema della competenza, insomma, che è stato rimarcato più volte sia da Michele che da Simone che anche da Nicola, è secondo me interessante, bisogna alzare sicuramente il livello di competenza in qualche modo, non mi chiedere come perché non è facile, anzi una risposta è il code motion, no, quindi con gli eventi bisogna fare in modo che le persone conoscano meglio la tecnologia, perché se no la tecnologia già è complicata da usare, ma quando è molto complicata diventa complicata anche semplicemente da comprare, no? E quindi questa competenza ci vuole, altrimenti poi rimaniamo indietro, perché all'estero diciamo che sono un po' più avanti di noi. Io vengo da un meeting in cui ho parlato con il CTO di Deutsche Bank, diciamo insomma che il CTO di Deutsche Bank darebbe dei punti a molti dei nostri CTO, non dei clienti ma pure dei fornitori, quindi uno che sapeva veramente come funzionavano le cose, e quindi, no, quando c'è uno così è difficile vendergli qualcosa per un'altra, come succede spesso purtroppo in Italia. Simone, Michele e Nicola, stiamo parlando di Simone Piunno, il CTO del team digitale di Piacentini, Michele Melchionda, CTO della Corte dei Conti, e Nicola Breda di Unicredit. È interessante perché ovviamente noi non ci aspettiamo all'interno di Codemotion di avere persone così fino a ieri, non ci aspettavamo, mentre invece possiamo dire forse che oggi abbiamo cominciato un nuovo livello di dialogo, un livello un po' più alto e se vuoi anche più significativo per chi fa innovazione oggi. Sbaglio? Sì, secondo me magari queste persone in parte ci sono state anche in passato, ma venivano magari un po' più nascoste, no? Venivano all'evento senza magari manifestarsi come responsabili tecnici di aziende importanti, ma soltanto per la parte, diciamo, tecnica. Quindi il fatto che ci sia un luogo dove si possano aggregare fra di loro e parlare dei loro problemi, che sono poi comuni, abbiamo visto insomma che fra una banca e poi alla fine la pubblica amministrazione non c'è tutta questa differenza che si pensa che ci sia, no? Quindi secondo me è una cosa interessante che loro si possano stare insieme, fare l'aperitivo come stanno facendo adesso, tu adesso mi trattieni qua, di là mangiano, però secondo me è una cosa interessante, ecco. È sicuramente una cosa carina.
Possiamo dire che Codemotion è diventato anche un posto di networking di alto livello? Speriamo insomma, che si riesca a fare sempre di più, magari ingrandendo in qualche modo, non so come si possa migliorare, non è facilissimo perché poi se ci sono troppe persone, no, non è più esclusivo, quindi bisogna fare una cosa, trovare il... oppure semplicemente lo rimprovvisiamo anche nel prossimo anno così come abbiamo fatto quest'anno. Non so. Dai, stiliamo insieme una guideline per migliorare questo evento e per portare sempre di più un punto d'incontro qui a Codemotion, che ne dici? Perfetto, sono disponibile. Allora andiamo allo spritz. Sì, grazie, ciao. Grazie. Ciao.